La Roma all'Olimpico ha giocato forse la sua migliore partita del campionato contro l'Udinese e si è portata a 2 punti dalla Juventus. Ha vinto per 4-1, un incontro che i friulani, benché privi di Zico, almeno nel primo tempo hanno giocato con una certa vivacità, tanto da andare addirittura in vantaggio al 21esimo con un calcio di punizione dal limite di Edinho, tirato alla maniera del suo più celebre connazionale assente. La Roma reagisce e mentre l'Udinese è momentaneamente in 10 per un infortunio a Miano, perviene al pareggio al 31esimo con un colpo di testa di Falcao su cross di Maldera. Al 2esimo una rete di Pruzzo viene annullata perché Mattei ritiene che il centravanti giallorosso abbia toccato col braccio il pallone sulla respinta corta di Brini sul tiro di Di Bartolomei. Nella ripresa la Roma parte alla ricerca della vittoria e dopo poco più di un minuto ci prova Conti, ma la palla sfiora il palo. Subito dopo Brini si deve salvare in angolo su un colpo di testa insidioso di Graziani che aveva ricevuto da Serezzo. Al 19esimo Chierico sostituisce Maldera, infortunato, ed è proprio Chierico, 3 minuti dopo, che inizia l'azione del 2-1. Partendo da lontano scende e dà a Graziani che crossa in area dove giunge Cereso in tempo per battere Brini. Ormai la Roma è lanciata e al 26esimo, alla fine di un'azione corale, un tiro di Pruzzo viene deviato in angolo. Ferrari manda in campo a questo punto Dominissini al posto di Marchetti, ma la Roma passa ancora al 28esimo. Scambio Falcao, Chierico, Falcao. Lancio per Conti che entra in area e batte Brini. Poi Danilutti rileva Mauro e Struchelli entra per Cereso e al 38esimo una punizione dal limite di Edinho sfiora il palo. Finisce in porta invece il tiro piazzato da oltre 20 metri di Di Bartolomei 3 minuti dopo per il 4-1 definitivo a favore dei giallorossi.